Ciao a tutti e a tutte, nello spazio emergente di oggi vi parlerò di Ti amerò da qui di Vanessa Subrero. Allora, facciamo una piccola premessa, io di solito non leggo libri di poesie, o meglio, non leggo libri di poesie scritte da autori emergenti, perché se per caso il libro in questione non mi piace, ho paura che sia magari dovuto al fatto che io di questo genere non ci capisco una mazza. Non ne so nulla di metrica, di rime, di figure retoriche, di qualsiasi altro aspetto caratteristico di questa tipologia di scritti. Come tutte le cose, io sono una persona semplice, ve lo dico sempre, una poesia a me piace se mi emoziona. Che poi in realtà è lo stesso metodo che utilizzo per qualsiasi cosa, cioè anche per un libro di qualsiasi genere, se il libro mi piace è perché mi ha commosso, mi ha trasmesso qualcosa. Vi ho sempre detto che non sono particolarmente professionale. Chiusa questa premessa, con Ti amerò da qui di Vanessa Subrero ho deciso di fare un'eccezione, uno strappo alla regola. Perché? Allora, diciamo che Vanessa la conosco. Per quanto si possa conoscere una persona che si segue sui social, in particolare su Instagram, con cui si è scambiato qualche like, qualche commento e qualche messaggio. Più che conoscerla quindi come persona, posso dire che conosco, che comunque ho presente, il suo modo di scrivere. E il suo modo di scrivere mi è sempre piaciuto, perché il suo modo di scrivere è molto simile al mio modo di scrivere quando sono depressa e butto giù cose sulle note del telefono. Vado a capo quando mi pare, virgole quasi non le metto, punti li metto per dare l'idea della fine tragica, sono molto viscerale, non sono insomma professionale manco lì. E Vanessa Subrero in Ti amerò da qui è un po' così, è viscerale. L'autrice in questo libro dà spazio alle proprie emozioni e si sente. Quando io ho letto questo libricino ho percepito dolore, ho percepito sofferenza, proprio percepito mal d'amore. Che poi io non lo so se queste cose lei le prova davvero, perché gli scrittori sono anche bravi ad inventare cose, no? Però questo è quello che lei è riuscita a trasmettermi. È riuscita a trasmettermi queste brutte emozioni, brutte nel senso che insomma dolore e sofferenza non fanno piacere a nessuno, e le ho percepite proprio tanto, e in molte delle sue parole io mi ci sono rivista. Sono 10 anni che fortunatamente non soffro per amore, grazie Bibi, ma ci ho sofferto come tutti probabilmente, e tra questo dolore comune, tra questo modo di scrivere simile, ho pensato che Ti amerò da qui di Vanessa Subrero è proprio il libro che avrei potuto scrivere io 10-15 anni fa, nel pieno delle mie sofferenze amorose. Poi c'è un valore aggiunto a questo libro che sono le illustrazioni di Chiara Turati, che meritano di essere nominate. Sono delle illustrazioni essenziali, minimal, molto eleganti, molto delicate, molto raffinate, non hanno fronzoli, non sono pesanti come illustrazioni. Io mi sono innamorata di moltissimi di questi disegni e anche qui ho pensato che se mai scriverò un libro con i miei pensieri, voglio che al suo interno ci siano illustrazioni di questo tipo. Insomma, Ti amerò da qui di Vanessa Subrero è un libricino, come potete constatare, ma è un libricino che a me è piaciuto molto. Come per tutte le raccolte, che sia raccolte di poesie o raccolte di racconti, ci sono cose che mi sono piaciute di più e cose che mi sono piaciute meno, cose che mi hanno emozionato tanto, cose che mi hanno dato poco e nulla, ma credo sia assolutamente normale. D'altronde credo che non tutti i pensieri personali di un'altra persona possano essere perfetti per la nostra forma. Però alcuni di questi pensieri mi si sono appiccicati addosso. Questo significa che l'autrice ha fatto un buon lavoro, ha scritto le cose giuste nel modo giusto. Volevo solo leggervi alcune cose che mi sono segnata, che mi sono piaciute veramente tanto. Le uniche mani che mi sono rimaste per poterti toccare sono i miei occhi. E questa è l'illustrazione inerente. Poi, non mi sono segnata le illustrazioni che mi sono piaciute, sono stata proprio scema. Altra cosa che comunque mi è piaciuta molto, eppure le vedi, le stelle, sono le stesse che vedo io. E lo senti, il vento, sono io che ti sfioro. E poi ho preso solo un pezzo di una cosa più lunga e ho sottolineato, e poi io ci credo sempre che quelle braccia mi vogliano trattenere, ma non sanno stare chiuse.
Bellissimo, bellissimo, secondo me è bellissimo. Super, super consigliato. Bene, ragazzi, questa era la mia breve recensione di Ti amerò da qui di Vanessa Sobrero. Io ve lo lascio linkato qui sotto ad Amazon con cui sono affiliata. Se volete leggervi la sinossi, che non è una vera sinossi, o se volete procedere all'acquisto, fatemi sapere se vi ho incuriosito. E niente, vi ricordo che qua sotto trovate il mio account Ko-fi se volete offrirmi un caffè virtuale per sostenermi, e anche tutti i miei social se volete seguirmi al di fuori di YouTube, quindi vlog, pagina Facebook, gruppo Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads, il canale Telegram, per essere aggiornati in anticipo sulle nuove uscite del blog e del canale. E a questo punto direi che noi ci possiamo vedere in un prossimo video. Ciao!